Stella! C'ero quasi però! Ah, ho visto! È difficile spiegare a tuo figlio che lui è nato malato. Perché purtroppo il problema che c'ha mio figlio, adesso fa una vita bella, fa una vita compatibile con la normalità, ma lui non guarirà mai da questo problema, perché ha un condotto, e questo condotto, che è sostanzialmente un tubicino, non cresce con la crescita del bambino, e quindi lui è monitorato, ogni 3-6 mesi fa controlli, fino a che i medici non diranno che dovrà essere rioperato. Farà un'altra operazione e poi di nuovo crescerà finché i medici non diranno che dovrà essere rioperato. Poi quando sarà grande dovremo mantenere monitorato questo condotto, ma noi abbiamo grande fiducia nella medicina e che da qui a 20 anni le tecniche miglioreranno, no? È un po' questa la fiducia che hanno genitori di bambini malati, hanno questa fiducia nella ricerca, nei medici, nella loro bravura, che le cose possono migliorare, no? È anche per questo che stiamo facendo questo progetto, che è una piccolissima cosa, ma anche tante piccolissime cose possono fare la differenza. Uno, due, tre, stai!